Mancano i risultati solo. Che non è un dettaglio, però anche a Bari la prestazione della squadra l'ha fatta. Sì, secondo me abbiamo fatto bene contro una squadra che mi ha impressionato per la corsa e l'intensità che ha avuto. Noi abbiamo retto bene, secondo me. Ho riguardato la partita, alla fine il Bari ha tirato 2-3 volte in porta. Due euro gol è una palla che ha accompagnato Valentini fuori. Noi è vero che abbiamo fino a 20 minuti alla fine fatto poco, cioè abbiamo provato, però anche se nel primo tempo abbiamo avuto 2-3 situazioni interessanti. Però gli ultimi 20 minuti abbiamo fatto molto bene. Qui cambi qualcosa, sei avanti con lo stesso impianto? No, vediamo. Sia di gioco che di uomo. No, vediamo domani, insomma, vediamo se Fabiano non è al 100%, però non si perde io meglio. Secondo te quanto tempo ci vorrà ancora prima di vedere il miglior Tiribocchi in campo? Tiribocchi secondo me non ha fatto male, anzi una presenza costante, poi è chiaro che magari me la metti dentro al sesto di recupero. Sbagliato, nella vita ci sta, sbagliano i grandi giocatori, sbagliano tutti, nel calcio ci sta. L'hai perdonato? Sì, per carità, saremmo a commentare un'altra partita di sicuro, però nella vita ci sta, ma al di là del gol sbagliato, bisogna sottolineare la giocata di Masi, una giocata da fuori classe veramente. Hai buttato nella mischia Zigoni, che risposta ti ha dato? Beh, ottime direi, ha fatto un gol che non... un po' dubbio, però... Però allora era fallo prima. Sì, era fallo di mano, lo so, però... L'arbitro è stato... ha deciso così, quindi... Niente, è un po' anche non dico questo. Cos'è stato, però ha deciso così. Poi ha avuto un'altra grande situazione, che se calciava prima probabilmente sì, avrebbe fatto gol. Però ha risposto molto bene, secondo me. Può essere tra gli 11 per Cittadella? Ma possono essere tutti tra gli 11 per Cittadella, però... In questo momento portiamo avanti un certo tipo di discorso e quindi vedremo, insomma. Sono due partite che giocano su per giù gli stessi giocatori. Marconi e Germano li hai provati, cioè sì, sono ritornati. Sì, stanno anche bene, quindi. Quindi c'è un po' l'imbarazzo della scelta verso Cittadella. Sì. Giochiamo poi lunedì e poi sabato, quindi magari si alterneranno lo stesso spinale per le giocatori. Gli esclusi comprendono sempre, gli esclusi dalla rosa, dei panchinari, la prima squadra, chi va in tribuna, serenamente. Sono pagati, se non saranno, spero che siano incazzati, non sereni, che poi faranno vedere, faranno dimostrare, ci sarà spazio anche per loro, però per questo momento purtroppo 6-29 giocatori. Le scelte bisogna fare. Non si può giocare in 15. Se no non... No, no, è chiaro. Se no non si va da nessuna parte. Cioè... Che partita sarà il Combolato? Per adesso le abbiamo affrontate tutte a viso aperto, perlomeno le ultime tre sicuramente. Ma anche con Livorno abbiamo giocato a viso aperto, per cui sarà uguale, insomma. Non possiamo cambiare di colpo le caratteristiche, a meno che non cambiamo modulo e andiamo a giocare tra 5-2 o 5-3-2. Chi e cosa temi di più del Cittadella? È una piazza dove secondo me, non solo secondo me, secondo tanti, c'è poca pressione, sempre valorizzati i giovani, gioca con grande libertà e quindi queste sono le cose. E mister Foscarini è il profeta di quale gioco? Cioè, ha cambiato diversi modi di giocare, una volta giocava 4-4-2, adesso sta giocando 3-4-3, quindi probabilmente ha giocatori con quelle caratteristiche e quindi fa giocare nel modulo lì. Ti faccio una domanda sul modulo, Maurizio. Ho notato che quando giochiamo con le squadre che hanno le tre punte andiamo in difficoltà dietro, ma è un problema soprattutto per le incursioni delle fasce. Ma a me sembra che col Bari non siamo andati in grande difficoltà. Un paio di situazioni sì. Però lì c'era Junco che faceva più movimento dietro le spunto. Ma con Livorno siamo andati in difficoltà, con il Bari. Sassuolo siamo andati in difficoltà. Quando giocano con le tre punte, ma è un problema
dei due laterali è un problema della della centrocampo che non riesce a filtrare. Diciamo anche della qualità degli avversari. Sicuramente. Quando giochi con Troianello, Pavoletti, Cantellani, insomma, qualche difficoltà puoi averla, insomma. Anche gli altri hanno avuto qualche difficoltà con loro, però. Niente, noi sicuramente dobbiamo registrare qualcosa di. In campo in questi giorni? Sì, sì, no, il mio era solo una. Sono stato fermo più che altro per precauzione perché avevo un po' i problemi al ginocchio, allora d'accordo con il mister e il dottore ci siamo presi 10 giorni per far sfiammare così il ginocchio, non era un infortunio, era solo un'infiammazione. Questa è la responsabilità di tenere unito lo spogliatoio, fare l'uomo squadra, è impegnativo. Però non mi pesa, cioè, è una cosa comunque all'inizio dell'anno col direttore, quando abbiamo parlato per il rinnovo, si era detta questa cosa, che volevo la possibilità di giocarmi le mie carte in Serie B, con la serenità comunque di mandare avanti uno spogliatoio, mandare avanti tra virgolette, comunque essendo uno dei più vecchi so come funziona con i Vercelli, bisogna stare tranquilli nei momenti, sia nei momenti belli che nei momenti negativi, perché è facile andare in cielo come è facile andare in stalla proprio. Quindi adesso siamo un po' a mezz'aria. Adesso siamo a mezz'aria, ci stiamo abituando a questo campionato difficile, anche per i diversi impegni che uno ha uno dietro l'altro. Però si sta formando questo gruppo, poi dopo sono sicuro che una volta che torneremo allo stadio a giocare ci farà il salto di qualità, secondo me. In Appelt tu vedi il giovane Mauro? Appelt è veramente forte, secondo me ha fisicità, ha bisogno di gioco, ha tecnica che gli possono garantire un'ottima carriera. Ogni tanto mi permetto anche di dargli dei consigli, però anche il fatto che lui li accetti è simbolo che comunque lui è un ragazzo che sa cosa vuole, sa impegnarsi e non ha ancora i piedi ben piantati per te. Ti permette di dargli dei consigli come era Nellucci con Masi? Io sono un po' più buono, forse di quel punto di vista. Randy glielo dice in maniera un po' più diretta, però. Più rude. No, però è veramente un bravo ragazzo, cioè, merita tutto quello che di buono stanno dicendo su di lui. Scusami, no, volevo chiederti una cosa, tu hai detto che con il direttore avete parlato appunto anche della gestione dello spogliatoio. L'Apro Vercelli, queste 4 sconfitte e 2 vittorie, lo scorso anno era l'Apro Vercelli che comunque era abituata a vincere, quindi la sconfitta è anche difficile a volte, sì, da gestire. Adesso com'è? Sì, non, diciamo che non è nel nostro DNA perdere, perché negli ultimi 2 anni abbiamo perso veramente poco, però ripeto, siamo tanti giocatori la prima esperienza in questa categoria. Bisogna stare abbastanza sereni, chiaro, non troppo, però si gestisce in maniera abbastanza tranquilla, anche perché rispetto alle prime sconfitte, quella di Bari è venuta perché ha trovato 2 Eurogol il Bari e comunque noi si vede che siamo in miglioramento, di conseguenza rosica per la sconfitta, però siamo anche abbastanza tranquilli. Mauro, cos'è mancato ad Andria e su cosa appunto state lavorando perché non succeda più per in vista di Cittadella? No, ci siamo accorti che in questo campionato comunque al minimo errore ti puniscono. Quindi dobbiamo cercare di evitare le ingenuità, di non farci autogol da soli, diciamo così, perché appunto ti puniscono subito. Ad Andria secondo me è stata una buona partita, io l'ho vista in televisione perché non sono potuto andare fino là, però mi sono piaciuti i ragazzi, non so voi come l'avete vista, però secondo me è stata una squadra quadrata. Nel primo tempo un po' in sofferenza sulla un po' in corsa, sofferenza sì. Perché comunque loro comunque stanno avendo dei risultati, sono sulle ali dell'entusiasmo e non è facile fermarli. Cioè, dopo correva tanto il Bari. Correva tanto, correvano tutti insieme più che altro, no? Correvano tutti insieme, è la differenza fondamentale. Poi in un momento in cui loro stanno andando bene trovano un Eurogol e è tutto più facile. Verso Cittadella, come detto Marco, com'è che vi siete preparati? Ma no, ma come al solito.
cioè in questo campionato sono tutte squadre abbastanza equilibrate, secondo me, a parte 3 o 4 che hanno fatto calciomercato, squadrone, tutto. Beh, che finora lo so, non è così facile poi dopo avere tutti i big in una squadra, gestirli e tutto. Però come Cittadella andiamo in campo e cerchiamo di vincere, com'è la mentalità del mister, com'è la mentalità della società. Sei felice? Sì, abbastanza. Ma sei felice perché giocherai o perché stai in panchina e quindi non avrai responsabilità lunedì contro il Cittadella? No, sono felice un po' per tutti e due, dai. No, scherzo, sono felice perché abbiamo fatto una buona gara, poi è stata penalizzata da quel gol di Bellomo subito nei primi minuti, che ci ha tagliato un po' le gambe, però è andata abbastanza bene, poteva andare diversamente, ma andiamo avanti così. Alcuni tuoi compagni di squadra, che sono più o meno coetanei, hanno più, hanno meno, e che arrivano dalla primavera, dicono che la differenza si sente nei campionati principali. Tu hai notato questa gran differenza tra la prima divisione e la Serie B? Beh sì, c'è abbastanza differenza, soprattutto a livello fisico. Gli avversari sono molto preparati, poi... Ma fisico perché corrono di più, scusami? O sono più grossi? Sono molto più piazzati e beh, anche a livello di corsa sono più forse preparati. A livello di corsa sono più preparati? Qualche squadra la sì, ad esempio il Bari è stato veramente impegnativo. A livello. Ma perché hanno fatto una preparazione diversa e quindi sono più pronti e noi verremo fuori poi dopo? Sì. Speriamo di sì, guarda, noi abbiamo fatto un'ottima preparazione, è normale che loro, sono sicuro che non riusciranno a tenere questi ritmi tutto il campionato. Sì. E infatti è stata l'unica squadra, insomma, che ha corso così tanto. E diciamo che niente, andiamo avanti così e vediamo quello che. Speriamo un po' meglio. Beh, certo, sicuramente poi le cose si miglioreranno anche. Ne sei certo? Sicuro. Senti, tutte queste serpi che vedi qui scrivono che andiamo in difficoltà sulle fasce, ma è vero o no? Ma guarda, se loro dicono che è così, quindi... No, dal ragione. Tuo punto di vista, visto che sulla fascia ci giochi. Sì. È un problema di modulo di gioco, di... O di approccio. Di approccio, di sul fatto che magari le squadre che abbiamo incontrato finora, che comunque sono signore squadre, insomma, pare se solo di loro... Sono le prime tre, sì, hanno fatto, l'abitudine e pestano molto sulle fasce. È un fatto di più soldi, sicuramente se una squadra è predisposta per giocare sulle fasce è normale che alla fine viene fuori guardando una partita che le difficoltà vengono sulle fasce. Se una squadra gioca sulla profondità o su altre tattiche è normale che le difficoltà vengono fuori. Un punto della... Ci siamo noi, ci siamo loro, quindi... Certo. Cittadella, cioè, come sarà? Cittadella sarà una battaglia come sempre, cercheremo di dare il massimo, di giocare a viso aperto e di portare a casa 3 punti.